In occasione della ricorrenza della tragedia dell'Olocausto, gli studenti dell'ENGIM di Ravenna hanno dato vita ad un percorso emotivo-conoscitivo per far vivere un'esperienza ricca di pathos e ricreare voci, rumori e sensazioni come quelle vissute dai deportati nei lager. Questo è il tuo pranzo. Questo è il tuo pranzo. Questo è il tuo pranzo. Avanti! 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 Dai, dai! Adesso alzatevi e proseguite piano lungo il corridoio. Cercate lentamente una via di fuga. Forza! Toglietevi le bende. Un anno fa ed è stato realizzato già l'anno scorso quando ci fu la giornata della memoria dell'anno precedente per stimolare il percorso di crescita e della conoscenza dello studio di quella che è la storia e di quella che è proprio la memoria, la giornata della memoria. Ma nacque all'epoca per stimolarli, perché ci eravamo accorti che negli anni, quando noi vivevamo la giornata della memoria o altri momenti simili di altre attività didattiche con letture di brani o semplicemente guardando un film o guardando un documentario in merito, i ragazzi poi non venivano incuriositi a ricercare oltre se non i brani o il film visto. Invece il nostro scopo era dar loro degli strumenti di curiosità, cioè incuriosirli, suscitare loro un'emozione, una passione per poi ricercare loro stessi delle risposte. Quindi questo nasce come nostro progetto e per questo abbiamo sviluppato e toccato i sensi, perché poi i sensi che cosa fanno? Stimolano le emozioni. Ecco perché noi lo chiamiamo percorso sensoriale tra di noi, nel senso che stimolando i sensi, però è più che altro un percorso emotivo-conoscitivo. I ragazzi che... anche gli stessi alunni, insomma, che hanno partecipato, che hanno vissuto quindi questo percorso emotivo, conoscitivo, come l'hanno vissuta? Sì, ma le posso assicurare che gli alunni che l'hanno fatta l'anno scorso, quest'anno, hanno detto che è la cosa, e che non sono alcuni di loro più nostri alunni, è la cosa che ricordano del momento formativo dei 3 anni vissuti dentro ENGIM. Oggi c'era tanta commozione, tanti ragazzi che noi vediamo girare come ragazzi bulli, oggi veniva messa a dura prova quelle che erano le loro emozioni.
C'è chi in realtà in qualche modo criticato questo tipo di laboratorio, di insomma, fatti con, sì, esatto, con i ragazzi. La vostra risposta qual è? La mia risposta ieri è stata quella di invitare queste persone a vivere con noi questa esperienza, affinché dopo aver conosciuto e vissuto la nostra modalità pedagogica educativa possano poi farsi una loro libera interpretazione, un loro libero pensiero. Questo è quello che dico, e ho anche già detto che io non devo convincere nessuno se è giusto o sbagliato la nostra metodologia, non sono qui per dare istruzioni a nessuno, dico semplicemente che noi abbiamo avuto esperienza e abbiamo vissuto e viviamo quotidianamente assieme ai nostri allievi e sappiamo che se tocchiamo alcuni elementi che sono i sentimenti, che sono le passioni, che sono il loro equilibrio, questo poi lascia un segno e lascia una traccia. Allora è una memoria di tutti i giorni, perché questo è quello che noi vogliamo dare a loro come insegnamento, non soltanto il giorno della memoria, il 27 gennaio, ma è la memoria di tutti i giorni.